paia, cassa ragioniere, che se sia, veramente dei problemi di persone anziane che non possono sostenere un affitto da 1.500-1.800 con degli arredati. Ok? Allora noi per questo ci battiamo, per questo abbiamo presentato due interpellanze, una mozione, e non voglio i partiti che dicono che sono noi, no, l'alleanza, le cose, non vogliono assolutamente discutere sia la mozione nostra sia l'interpellanza, che perché abbiamo presentato un'altra interpellanza sul cassa ragionieri, sul fondo scoiato, su tutta una serie di denari, di giochi che hanno fatto, di fondi, passaggi di patrimoni immobiliari, di falsificazione di bilanci. La mozione dell'interpellanza sul cassa ragionieri l'abbiamo presentato un mese e mezzo fa, sì. Dall'11 giugno viene sempre rinviata e non vogliono discutere. A questo punto, che noi lavoriamo oltre che con Verticaro anche con un sindacato autonomo che è ASA USP, chiediamo adesso, perché oggi, domani si dovrà discutere l'interpellanza sulla casa ragionieri, pomeriggio mi chiama Roberta Capoccioli e dice guarda, l'hanno annullata, domani non si discute più. Infatti quello che faremo, io adesso devo chiamare Angelo Crescenti, pure assieme diciamo a Anthony che è dell'Unione per il diritto, dell'Unione per il diritto e politico, Unione per il diritto, scusa sono le 10:30, buona giornata, insieme anche all'avvocato di organizzare una manifestazione sotto Montecitorio, perché non è possibile che un problema grave, un problema sociale in questo momento non venga discusso all'interno del Parlamento, è una cosa assurda. Andremo a bloccare gli stracci. Io sono andato a Via Righello dove c'è una ragazza vedova con un figlio che fa l'università, per l'ottava volta l'ufficiale giudiziario è andato a casa sua, gli vogliono buttare fuori, la ragazza guadagna 1.300 euro, gli hanno chiesto 900 euro d'affitto, dice ma io dove me ne devo andare? Lo so, c'è tutto, c'è dietro un meccanismo che è assurdo, che parte dai consigli di amministrazione, passa per i sindacati e arriva alla politica, perché la politica se ti presenta un'interpellanza ti devi assumere responsabilità. E in tutto questo ci stanno le banche, c'è il Monte della Scrisiera, c'è la Banca Nazionale del Lavoro, c'è il fondo BNP Paribas, ci sta la taxi, come si chiama? Ci sta l'impossibile dietro questo, perché stiamo parlando di un patrimonio immobiliare di svariati milioni di euro, cioè è una cosa internazionale, miliardi di euro. Solo in Asalto sono 4,5, cioè di un patrimonio inestimabile. Cioè, in tutto questo noi abbiamo incontrato pure l'associazione dei promotori finanziari, persone che pagano la doppia previdenza sociale sia all'Inps che all'Enasac, cioè non si è mai visto che io debba pagare obbligatoriamente due previdenze sociali, una all'Inps e una all'Enasac. Vanno a chiedere all'Enasac e dicono scusa, ma se io pago mi interessa il conto di quello che pago, non si può. C'è delle cose assurde in questo paese, delle cose assurde. Quando io sento ancora parlare no perché il PD, ma mi viene da piangere, cioè, a sentire determinate cose. Cioè, perché qui le persone non sanno quali sono i reali problemi e sono fissati nel vedere ancora porta a porta, Ballarò, la sette. Questo è il problema. Sono figlio di un francese e di una polacca. Sono nato disgraziatamente in questa caglietta. In via Monte Rocchetta. In via Monte Rocchetta c'è stata una granasio irregolaris di fango, mattoni e porcherie varie che sono ancora ferme sul marciapiede
dal 17 ottobre 1911. Si è dimostrata veramente efficace nelle sue azioni. Quello che ha detto, ha fatto è veramente immediato. Questo è veramente da prendere in considerazione. E comunque, per quanto riguarda gli interventi che sono stati fatti per le dismissioni degli enti, volevo dire, visto che è il governo del rinvio che rimanda tutto, ma non si potrebbe chiedere almeno di fare una moratoria e fermare le dismissioni in attesa di questi tavoli, che loro non riescono mai a prendere una decisione, passano legislature e tanto queste vendite vanno avanti, veramente con delle ingiustizie sociali che non hanno veramente precedenti. Questo ce lo chiede anche l'Europa, la discriminazione dei cittadini rispetto a queste vendite, che fa riferimento addirittura a degli accordi presi prima del 2010 con dei prezzi quelli stabiliti dall'Agenzia del Territorio del 2010. Grazie. Le amministrative non sono andate bene, purtroppo, la gente non ci ha ritenuto in grado di governare. Ora io, probabilmente così sta andando bene, il sistema è irriformabile. Quello che voglio sentire da Roberto e anche da Alessandro, vorrei avere una vision, un progetto, se hanno in mente qualcosa per da qui attendere, perché io ho difficoltà a vederlo. Faccio un esempio pratico, sono stato un mese e mezzo fa a Officine Zero, sono stato invitato, e è un posto dove stanno facendo co-working, riciclo, riuso degli ex operai. Bene, lì in 5 ore di dibattito non si è mai parlato di 5 Stelle, nessuno l'ha citato, l'ho citato io alla fine. Questo simbolo ha nessuno, dire quello che voglio dire. Incidere ancora meglio nella società, fare in modo che, non lo so, insomma, questa è la domanda, penso sia chiara. Azzeri. Dopo l'intervento di Roberta ci ha descritto uno scenario apocalittico che vivono continuamente in Parlamento questi ragazzi. Io vorrei sapere da loro come si posizionano, come ci posizioniamo di fronte a, secondo me, al problema dei problemi, perché tutto quello che avete detto sono problemi reali, però a monte credo che ci sia il problema dei problemi, che è il discorso della sovranità monetaria, il discorso della nazionalizzazione della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia non è più pubblica ma è un ente privato, quindi ritorniamo al discorso che il controllore è anche il controllato. Quindi, dato che viviamo una dittatura finanziaria, il potere si scardina proprio su questi argomenti. Come ci posizioniamo rispetto all'euro, nel senso al dover andare via da questo euro, e soprattutto come ci posizioniamo verso una rivisitazione dei trattati di Maastricht e di Lisbona, che ci hanno totalmente inchiodato e ci stanno impoverendo al cospetto dei nostri cugini tedeschi e francesi. Grazie ragazzi, comunque per il nuovo riconoscimento, che per noi è straordinario, anche perché voi state in trincea veramente, noi cerchiamo di fare quello che possiamo dire. Voi ragazzi siete incognabili, cercheremo di sostenervi sempre più, però credo che questi argomenti siano assolutamente prioritari rispetto a tutto, perché questo è un potere di natura finanziaria e va scardinato il più possibile. Le banche comandano, non comanda più Berlusconi, non comanda D'Alema, comandano le banche. Come ci posizioniamo rispetto a questo problema? Grazie. Questo è un problema che partecipazione dei cittadini è fondamentale per tutte le nostre attività, come diceva prima una persona.
cioè coinvolgeteci di più anche per quanto riguarda per esempio il discorso delle iniziative, delle soluzioni, delle idee, anche il monitoraggio sulla commissione, il gestore, perché non sta partendo, eccetera, eccetera. E vi ricordo che noi siamo dei portavoce, che noi lì dentro da soli, senza di voi, e l'impegno quotidiano dice scuro di voi, noi lì dentro siamo morti, cioè non abbiamo nessuna possibilità di fare niente. Quindi tutto quello che si può fare si fa con informazione capillare, perché abbiamo visto la forza di informazione, con l'impegno personale, ci stanno tagliando tutto. È inutile che uno dice io faccio finta di occuparmi della, faccio finta che non esista, che la politica è un mondo che non mi riguarda, perché tanto la politica ti toglie il lavoro, ti toglie i diritti, ti trova l'assistenza sanitaria, ti toglie il diritto alla casa, ti toglie la pensione, ti toglie tutto. Quindi stiamo perdendo tutto, mettetevi in testa che ognuno di noi deve dedicare da 10 minuti della sua giornata, quanto più tempo possibile riesce a ritagliarsi, per sé, cioè per gli altri, per la sua comunità, ma anche per sé, perché poi il ritorno è su ciascuno di noi. Commissione Enti Gestori non parte perché si sta a litigare la presidenza della commissione, solo per quello. E la presidenza della commissione se la sta soprattutto litigando un ex questore, non mi ricordo neanche se è PD o PDL, che da quello che mi raccontano si è già mangiato l'impossibile. Siccome il piatto è ricco, ovviamente sta cercando di entrare a gamba tesa per raccogliere le ultime briciole che si possono raccattare. Coinvolgimento della magistratura. Nella seconda interpellanza che abbiamo presentato abbiamo fatto riferimento a delle denunce che Asia e USB ha presentato alla sezione sesta del Tribunale di Roma, che è quella legata all'ignoramenti, eh? Il giorno dopo si sono bevuti un giudice, quindi il giorno dopo hanno arrestato un giudice di questa sezione, quindi sì, la magistratura ovviamente, perché è fondamentale il controllo della magistratura, però vediamo di capire sempre nel discorso di controllori e controllati e commissioni chi c'è in questo momento a presiedere questi argomenti. Pagare con BOT, CCT, eccetera, eccetera, era un emendamento che avevamo presentato relativamente al pagamento dei debiti della PA, ce l'hanno bocciato, quindi qualche idea dalla rete che abbiamo portata però. E la moratoria sulle dismissioni l'abbiamo presentata, è la mozione, è l'oggetto della mozione, stiamo aspettando che facciano qualcosa. Per quello che gli fa comodo rinviano, per quello che non gli fa comodo non rinviano, cioè siamo sempre lì, il discorso è sempre quello. Ale mi ha lasciato sola, vatta a fidare degli uomini al bar. Allora, la vision del 5 Stelle, dateci un'idea. A parte che noi, ribadisco, siamo portavoce vostri e nostri, quindi non abbiamo la verità in tasca, non abbiamo le competenze, io non ho le competenze per risponderti sul signoraggio bancario che sta parlando, mi sta sentendo. Vabbè, l'avete sentito, raccontate voi. Stavo dicendo, la vision che ci ha chiesto uno dei nostri attivisti di prima, e ecco, adesso mi arrestato, la lascio a te la vision, però stavo elegantemente svicolando alla sua domanda sulla signora Giacella, che io non ho le competenze. Quale domanda? Buonasera a tutti. La vision è fare la... Grazie. È fare l'accordo con il PD, questa è l'unica cosa che farebbe. Perché si stanno comportando bene, perché stanno mantenendo tutti i patti in campagna elettorale, per cui bisogna dargli fiducia. No, scherzi a parte, grazie per questo invito, scusate il ritardo, stavo ad Anzio, dove c'è stato un incontro simile. Sì, se no non stavi pure tu là, che lei è una stalker, sì. Eravamo una sessantina di persone e abbiamo fatto un incontro molto molto bello. La vision è che alle prossime elezioni prendiamo la maggioranza assoluta del paese, ma non c'è dubbio, uno, perché siamo un movimento lento ma inesorabile, due, perché ahimè quando li conosci, li vedi in faccia, e oltre ad essere alcuni collusi, alcuni schiavi dei loro padroni,
la maggior parte sono proprio, credetemi, incompetenti. Se l'informazione fosse libera, i partiti prenderebbero l'1%. Se i cittadini sapessero sul serio quello che succede alla Camera e al Senato, prenderebbero l'1%. Il problema è che ce lo nascondono. Però poco a poco, con la rete, succedono delle cose meravigliose. Allora, vi racconto questa cosa. L'altro ieri stavo a Barcellona e la sera ero libero e ho postato su Facebook il video di un intervento che avevo fatto all'università, perché ci invitano nelle università di tutto il mondo per parlare di democrazia diretta, del progetto a 5 Stelle, cioè il mondo veramente ci guarda, è molto interessato a conoscere quel che stiamo facendo. E ho postato il video, poi ho scritto: se qualcuno è a Barcellona e si volesse bere una birra, mi scrivesse in privato. Mi hanno scritto una decina di persone, gli ho dato un appuntamento a Piazza Santa Maria del Pi, nel barrio gotico, alle 10, e sono venute 10 persone. Questi 10 italiani che vivono a Barcellona, che sono andati, che ne so, 10 anni fa, perché all'epoca c'era lavoro in Spagna, ormai non c'è più lavoro, anche la Catalogna, che è un po' la Lombardia di Spagna, negozi chiusi, imprese chiuse. Questi 10 impazziti, no, con l'idea sto a Barcellona, un parlamentare gli posso chiedere, avevano una competenza ed una conoscenza delle attività parlamentari, mi hanno chiesto: senti, ma dimmi un po', ma quante persone hanno votato la mozione Giachetti? Così, a Barcellona. Queste 10 persone che vivono fuori dall'Italia conoscevano la mozione Giachetti, che è stata una mozione presentata da Giachetti, vicepresidente della Camera, per abolire il porcellum, che hanno votato il 5 Stelle, Selle, e solo Giachetti se la doveva votare per forza perché l'ha presentata lui, e il PD non gliel'ha votata. Cioè, io ho notato che c'è uno zoccolo duro di italiani, forse saranno di meno di quei 9 milioni che ci hanno votato, forse. Perché io sono convinto che se si votasse tra un mese e facessimo una campagna elettorale con le informazioni raccolte in questi 3 mesi di attività parlamentare, con tutto un popolo di attivisti che credono tantissimo al nostro progetto, sentite? Ehi. Mi sentite? Sì. Io sono sicuro che non prenderemo neanche un voto in meno di quelli che sono stati presi a febbraio, ma sono piuttosto convinto che aumenteremmo. Io sono convinto che le elezioni europee saranno fondamentali, perché non ci sarà il voto di scambio, cosa che c'è stata nella maggior parte dei comuni durante le amministrative. Credo che a Roma abbia avuto un successo straordinario con Marcello, straordinario. E se abbiamo preso qualche voto di meno, sono normalissime crisi di crescita. Recentemente sono stato invitato dall'ambasciatore degli Stati Uniti, tra l'altro nella sua residenza privata, dove 10 anni fa stavo fuori da quella residenza con gli studenti a gridare contro Bush e a urlare: non siamo sudditi, siamo cittadini. A distanza di 10 anni mi invita l'ambasciatore insieme a Cicchito e Casini, e me l'ho avuto portato in Malox. No, guarda, poi mi dicono che parlo troppo bene di Cicchito, perché è una persona molto intelligente comunque, al di là di questo. E gli ho detto all'ambasciatore le stesse cose. Gli ho detto: ambasciatore, non siamo sudditi, siamo cittadini. E glielo ho detto però dentro la sala ovale, tutta lussuosa, con il prosecchino, e lui che prendeva appunti. A distanza di 10 anni, il microfono funziona, sì? Gli diciamo le stesse cose, gliele diciamo in faccia, e loro prendono appunti. E l'ambasciatore poi mi ha preso da parte, questa è una cosa segreta, non lo dico a nessuno, non lo dite a nessuno, e mi ha preso da parte e mi ha detto: noi neanche analizziamo troppo le amministrative, noi valutiamo i fenomeni sui 10, 20, 30 anni, e il Movimento 5 Stelle per noi è un momento che scava, cresce, meglio è, se ne accorgi. Ti accorgi che appunto si sta formando uno zoccolo duro di cittadini informati come non mai, che ti chiedono, a me chiedono su Facebook: ma parlami della giunta per il regolamento, la giunta per le elezioni. Quindi qual è la visione? La visione è questa: creare il più possibile una partecipazione attiva, con degli strumenti che ancora devono partire. Siamo anche magari in ritardo sulla piattaforma, su tante cose, non siamo perfetti, abbiamo commesso degli errori, evidenti, tutti quanti,
però la visione, appunto, la visione in questi termini, il nostro obiettivo è quello di creare una partecipazione popolare che sia molto importante, rompere il meccanismo di intermediazione tra istituzioni e cittadini e alzare il controllo popolare intorno al potere. Francamente ci stiamo già riuscendo, perché quando io scrivo domani vado a un convegno a Barcellona e i 10 mi scrivono chi paga il viaggio su Facebook, io rispondo, mi hanno pagato il viaggio all'Università di Barcellona, non ci ho cacciato manco una lira, nessun quattrino pubblico è andato lì, è un esempio stupido, di controllo popolare che si può fare attraverso la rete. Quando abbiamo presentato un'interrogazione urgente sul presunto caso di corruzione internazionale dell'Enel in Nigeria, il vice ministro Passini ci ha detto non possiamo fare nulla ammettendo ormai l'inconsistenza e l'inesistenza dello Stato, quell'interrogazione e tutto quel lavoro importantissimo è ripreso dai giornali perché nessuno conosceva il caso, non ce lo siamo inventato io, Carlo Sibilia, commissario affari esteri, abbiamo trovato dei giornalisti e delle organizzazioni autonome di advocacy che ci hanno fatto questo lavoro. Ecco, questo è possibile trovare. Il meccanismo è questo, la strada è questa. Quando Beppe dice i voti non ci interessano, ovvio che i voti ci interessano perché con il 51% oggi non avevamo Napolitano Presidente della Repubblica e sta compiendo delle ingerenze secondo me piuttosto gravi. L'ultima, l'altro giorno, in pratica dice al Parlamento come votare sulla sfiducia d'Alfano, una roba assurda. Non è del tutto colpa sua, è anche vero che Bersani, Berlusconi e Monti si sono messi in ginocchio chiedendo di tornare ad essere presente alla pubblica, evidentemente ha chiesto delle garanzie dei poteri maggiori, evidentemente. Comunque trovo che quando deve parlare non parla e quando invece parla a sproposito spesso. Non avremo lui Presidente della Repubblica, avremo Rodotà, che un ottimo costituzionista sarebbe perfetto come Presidente della Repubblica, non come Presidente del Consiglio. Quando Beppe poi l'ha attaccato, poi con i suoi modi, ha ragione, perché è un uomo della sinistra, un uomo della sinistra di 30 anni fa, un uomo che crede che ancora il futuro sia la costruzione di un left, di due Sardanini ci credono ancora, cioè di un movimento di sinistra. No, non è questo. Chiunque prova a fare una roba a sinistra si brucia in Italia. Noi dobbiamo provare a costruire qualcosa di nuovo, che è la democrazia diretta. Ci vuole del tempo? Sì, è complicato, da morire. Però se guardiamo l'esempio di oggi, già è un successo. Prima, ora qua, incontri con i cittadini, persone che partecipano in rete, video delle attività parlamentari, video dei nostri interventi. Ma quando mai avevamo visto i video, sapere come vota un deputato, come vota un altro? Che non sono i voti che cambiano l'Italia, Berlusconi i voti li ha presi, ha preso i voti, le deleghe in bianco, le X, e poi le persone sono, hanno incrociato le braccia, vediamo come va. È andata di merda e l'Italia non è cambiata, non sono i voti che ci interessano. Se ci dovessero interessare i voti, a questo punto i 42 milioni di euro di corsi elettorali ci teniamo, ci compriamo pagine dei giornali, spazi televisivi, ma non è questo l'idea, l'idea è un discorso di coerenza, perché alla fine siamo convinti che possa pagare, anzi che pagherà. Quando ci dice qualcuno, ah però magari vi sgonfierete per la fine della Lega, la Lega ha fatto la fine che ha fatto, ma sono quattro campi, e oltretutto hanno fatto forse gli ultimi giorni un po' meglio, ma hanno anche perso quella verba rivoluzionaria che avevo detto, l'unica differenza tra un leghista e un montiano è il colore della cravatta. Ce l'avevano un tempo, sono entrati e facevano almeno noi non siamo d'accordo, però è innegabile che quando nel 94 sono entrati avevano un'idea politica e non condividiamo, però ce l'avevano. Poi si sono totalmente mischiati nel sistema, perché questo sistema è un po' come l'olio, se più non c'è un dito, più non ci tutta la mano senza renderti le cose. Per quello è stato fondamentale mantenere la guerra. Comportava di fronte a Bersani e di quello che gli ha detto, anche se l'hanno massacrata perché non sono abituati ad avere una persona davanti coerente che ha detto delle cose in campagna elettorale e le fa tali e quali dopo essere stato, così come tutti quanti. Voi ditemi una cosa, poi possiamo aver fatto errori di comunicazione, io, Roberto, siamo cittadini, è normale che i mesi compiere degli errori, per i mesi abbiamo avuto delle difficoltà innegabili, ci dobbiamo anche conoscere un altro gruppo. Avanti tutta! A regolare, no. Ma l'ultimo mese, se notate, sta andando molto molto bene, sta andando molto molto bene anche per il lavoro che ha fatto Roberto per i mesi. Comunque, al di là di questo,
la coerenza alla fine paga. Se noi avessimo dato quella famosa, non ce l'hanno mai chiesto, però se noi avessimo stretto quell'alleanza, chissà, magari tra qualcuno di noi sarebbe stato sottosegretario, chissà, con un ministro è questa fase. Ma per noi la coerenza è molto più importante del tutto. Il cittadino che conosce un aspetto della propria vita, che combatte per la riqualificazione dello spazio di questo quartiere, è più importante del cittadino che mette una X e poi se ne sbatte per 5 anni. Il progetto è questo, la partecipazione popolare che si può fare attraverso la rete, che non è solamente internet, siamo nerd di un computer tutti i giorni, qualcuno di voi lo ha, sicuramente. Adesso anche vorrei anche fare come cosone, ma cioè alle 4 del mattino, se io sono pazzo ma scrivo un post, voi siete più pazzi che questo. C'è lavoro che fate voi, allucinante. Ora lo fate voi, poi lo rifaremo io, Roberto, perché mai staremo due leggi sono due, sono due volte. È una roba incredibile quello che sta succedendo. Pensavo alle frasi che ci dicono. Noi riceviamo frasi del tipo e proviamo a paragonare le frasi che abbiamo sempre detto ai politici fino a 3 mesi. Ricevevamo frasi del tipo non me ne potete andare. Non potete fare solo una legislatura, restare, abbiamo bisogno di voi. Guadagnate troppo poco. Guadagni troppo poco. Meno male che ci state voi. Io non ce la farei mai a fare quel lavoro. Grazie che voi lo fate. Non mollate. Immaginiamo le frasi che dicevamo fino a 3 mesi. E le devi andare, il prima possibile. Ci vorrei stare io al posto tuo. Le tre persone ci scrivono come non vorrei stare al posto vostro, veramente, tra voi lo sai, guadagnate troppo, e ci dicono guadagnate troppo poco, cioè sì, si è capovolto il mondo, solo che facciamo ancora parte del cambiamento, siamo ancora agenti del cambiamento, io dico sempre che dentro una città, quando sarei dentro una città non vedi quanto si sono fatte le torri, ancora non ci rendiamo bene conto di quello che è successo, ma già abbiamo prodotto un cambiamento. Già abbiamo dimostrato che dei cittadini normali, senza massoneria alle spalle, senza gruppi di potere, senza gruppi industriali, senza mafia, senza soldi, perché io durante la campagna elettorale a Roma ho speso 140 euro e sono stato uno dei più spettacoli, ho speso 0, di questi 140 euro 50 mi ha dato Venezia. E guardate che è importante, perché Venezia mi ha dato 50 euro e non mi dirà mai adesso, dato che ho dato 50 euro, fammi passare solo per me. Non me lo dirà mai. Cosa che invece mi finanzia Bersani, Berlusconi, finanzia se stesso, Maroni, Fratelli d'Italia. È evidente che poi chiedono qualcosa in cambio. Ti ho dato i quattrini, riva dell'IVA, gli ha dato 98.000 euro a Bersani, che ci devo ancora spiegare dove li ha messi. Bersani, l'uomo della sinistra, della lotta operaria, ha preso i quattrini da lì, da riva dell'IVA. Se ci fate caso, durante la campagna si parlava dell'inesperienza, sì, saranno onesti, il cambiamento, però sono inesperti. E Beppe diceva sempre, sono inesperti pure a rubare, anche in termini di corruzione sono inesperti, è vero, non abbiamo fatto corruzione, noi sappiamo un po' più o meno. E niente, non si parla più della parola inesperienza, non c'è più. Chi vede i nostri interventi, chi legge gli emendamenti che abbiamo portato, chi vede le scelte che abbiamo fatto, mantenendo al 100% le promesse della campagna elettorale, già non parla più di esperienza, non ne parla più nessuno. Noi abbiamo già dimostrato che i cittadini comuni come noi e come voi possono tranquillamente entrare nelle istituzioni. E vi assicuro che non ci vuole più niente a fare il parlamentare. Chiaro, farlo oggi in mezzo a quello schifo è una delle cose più complesse al mondo e non lo augurerei a nessuno. Ma fare il parlamentare non è nulla di trascendentale, basta la determinazione, la voglia di lavorare e questa. Se c'è quella, non c'è bisogno di, non ci vuole Einstein a capire che se non compri gli F-35 ai quattrini da dare alla scuola pubblica che fa pezzi. Non ci vuole, non lo so, un fenomeno a capire che una legge sul conflitto di interessi è fondamentale, non perché va contro per voi, ma perché è una legge normale.
male e che fai un po' in corda alla giurisdizione francese. Non ci vuole nessun genio a prendere la legge anticorruzione in Germania e portarla in Italia e fare anche lì un po' in corda. Basta solamente la volontà di votarla. Loro non se lo votano, non se ne votano perché hanno interesse a non votarlo. Capite? Il peggiore di noi cittadini comuni onesti è il migliore degli altri. E a noi ci prendono in transatlantico e ci dicono, anche con una certa dose di frustrazione, io avrei voluto votare per voi, ma se lo faccio mi cacciano dal partito. Questo ci dicono quotidianamente gli uomini del Partito Democratico. E poi dicono che Grillo è tesco, e Grillo è pazzo. Neanche devo piantare di queste cose. Purtroppo il sistema partitico tende proprio a soffocare anche le energie migliori. Perché tanti giovani arrivano in Parlamento con l'idea di cambiamento, poi hanno voglia e desiderio di fare la carriera politica, cosa che in realtà non vogliamo fare. Io non vedo l'ora di tornare a scrivere sulle altre, non vedo l'ora di farlo, credetemi. È molto meglio che vedere certe facce anche alle 8 del mattino a vedere un complicato. E questo permette di non subire un ricatto. Qualora io non mi sentissi più libero di votare una cosa, io voto a favore del finanziamento pubblico per me. Arrivederci, grazie. Io non voglio fare il politico di professione, non lo mostrerò adesso, ma sono capace di un cammino. Devi far vedere. Anche Veltroni aveva detto che sarebbe tornato in Africa, ma sta ancora. Sappiamo da spiegare. Allora, però ha ragione, e vi abbraccio, intanto fammi capire bene. Sì, sono molto chiaro. Com'è la supercazzo? Sono stato molto criticato. Non esiste un termine che fa capire meglio se il termine supercazzo o quello che fa quotidianamente. Che ti dice no, io sono il contrario del 35, però se noi vogliamo adesso fuori, in realtà scriviamo una commissione che probabilmente se il governo poi accetterà questa situazione in futuro, tra 3 mesi con il rimpasto, possiamo poi abolirli. Così dico. E poi dici, allora ciao, hai bevuto come sta fare sul cazzo? Ah sì, cioè, persone come Civati, che possono i massimi esponenti del partito del Correa ma non possono, vorrebbero magari fare delle cose che facciano noi, però davvero te lo dicono, se io vado così contro mi cacciano. E lui che vuole fare nella sua vita il politico non può rinunciare al suo sogno, che è quello di fare il parlamentare, il ministro, tutta la vita. Noi no. Non so se ci va, credo che sia corrotto, è che hanno una sorta di autoricatto morale che fa sì che vanno contro i propri ideali, interroga i propri ideali, è quello che lo chiamano il Partito Democratico, interroga i propri ideali per, come dire, mantenere un determinato obiettivo che è quello di fare carriera. Noi non ce l'abbiamo. Vi rendete conto quanto i due mandati poi a casa liberano il parlamentare di fronte alle scelte delle pompe? Quando qualcuno diceva, però De Gasperi, se avesse fatto solo 2 legislature non avrebbe avuto De Gasperi. Sì, pochi, cioè cerchiamo quindi di capire che non è che non tutti sono De Gasperi. Non so se è fatto io, aspetta, invece più. E il progetto è questo, continuiamo su questa strada. Io credo, forse sono ottimista, non so, che sia vincente e che produrrà un cambio davvero importante nei prossimi mesi. Crediamo che a novembre arriverà una svolta economica pazzesca, perché abbiamo letto le carte, perché vediamo che questo governo è incapace, perché non ha proprio possibilità di staccarsi da determinati gruppi di potere, gruppi di interesse che lo tengono proprio per gli attributi.
purtroppo la crisi è un alleato del Movimento 5 Stelle, non vorremmo mai, non ci piacerebbe che domani Letta facesse le cose più belle del mondo, l'era problemi, le voteremo tutte quante, il Movimento 5 Stelle sparisce, non ce ne frega niente, basta che sono belle italiane, non che ce ne frega da Napoli. A parte 2 miliardi di prestito, quanti casse così dei prestiti, il fondo che ci mette lo Stato sono 85 milioni di euro perché sono ancora la copertura finanziaria. 85 milioni di euro, non ce li hanno. Cavani è costato 85 milioni di euro e lo Stato italiano non ha più 85 milioni di euro. Deve raschiare il barile dell'8 per 1000 per 10 milioni di euro e prendere 75 nuove accise. E 85 mila euro sono meno della rata del finanziamento pubblico ai partiti che si sono tenuti, perché si tengono in malloppo, a cominciare da Sello che parla di lotto operai e viva la rivoluzione, poi si tengono in malloppo. L'altro ieri quando ci hanno bocciato la nostra mozione che prevedeva il rifiuto immediato di quei quattrini. Loro dicono no perché l'abbiamo già spesi, ecco questo è lo Stato italiano. Non hanno soldi per il decreto del fare, non si sa dove trovano nella copertura finanziaria, stiamo parlando di 85 milioni di euro, cioè in un bilancio di uno Stato avremmo di spicci. E poi siamo in guerra in Afghanistan a 4 miliardi e mezzo di euro in 10 anni. E poi gli F-35 ci costano forse con la manutenzione tutto il programma nel corso di 20-30 anni 50 miliardi di euro. E il tavolo economico inutile, ora lo dicono pure i francesi, 20 miliardi di euro. E lo dice. Il discorso, ragazzi, abbiamo trovato un paese in macello. Abbiamo in 3 mesi e noi ce la stiamo mettendo tutta, le volte ci incazziamo perché vorremmo sfasciare ogni cosa, ma non si può. La strada io ritengo sia quella giusta, però è una strada di partecipazione. Se voi pensate che 160 parlamentari risolvono il paese, non ce la facciamo. Ma non ce la facciamo proprio senza una presenza o tutto, c'è il rischio proprio che ci contaminiamo. La restituzione dei soldi. Per me è molto importante far passare questo concetto. Non è che restituire 1,5 milioni di euro, anche se sono i risparmi di 2 mesi e mezzo, può risolvere i problemi dello Stato. No. Però uno di altri esempi importanti che la politica si può fare davvero a costo molto basso. Due, dimostriamo che le promesse in campagna elettorale le possiamo mantenere. 3, camminiamo a testa alta, dicevamo, mi ricordo che parlavo degli amici a Papa, anni fa, ma noi pensiamo che i parlamentari guadagnino troppi soldi, e voglio vedere te se ti avevo rilasciato tutti quei soldi, ci arrivano tutti i mesi quei soldi, e tutti i mesi li restituiamo. Se guadagni quei soldi, devi starli, è innegabile. Noi guadagniamo 3 miliardi al mese, io personalmente non ho mai visto la mia 3 miliardi al mese, mai. Che ci consente di avere una vita più che agiata, perché è una vita molto stressante, e se permettete anche giusto che abbiamo questa risorsa economica per stare dal punto di vista economico tranquilli, visto che non stiamo tranquilli per altri fronti. Ma fai la spesa come tutti, vai a mangiare come tutti quando vuoi, cioè non vivi una vita differente, e se tu non ti stacchi dalla realtà non fai sforzare il Parlamento. Guarda che è logica questa roba. E niente, vi invito a proseguire su questa strada, conquistare poco a poco degli attivisti, magari quelli del PD che vanno popolati, vanno ascoltati, non vanno attaccati. Li dovete prendere sotto braccio, accarezzare la testa, fare sullo soffio e dire che vi mandano a fanculo. Porgete l'altra guancia, lasciateli sfogare, e ogni tanto mettetevi delle parole di cambiamento. Ma il Movimento 5 Stelle ha votato contro gli F-35. Ma pensate si è preso quei soldi. Ma il Partito Democratico in Val di Susa ha cacciato decine e decine di consiglieri perché erano contro il tavolo. Poco a poco gli lanciate quei sassoni. Loro se ne andranno incazzati,
po' di tutto. D'altro canto molti di voi hanno votato per capire, legabile. Io no, semplicemente ne vado fiero. Siamo là. Manco io. Dobbiamo essere molto accoglienti, far capire che la partecipazione è tutta, la strada è quella giusta e al prossimo, alle prossime elezioni persone che si hanno conosce, si sono fatte conoscere questi mesi, li vedrete come vostri dipendenti, ma non in Parlamento, ma nei questi quattrini, dato che non c'hanno quattrini per finanziare il decreto del fare, vorrei capire dove stanno questi soldi del F35. Io credo che non li compreranno perché non ci stanno i soldi. Comunque, se il Parlamento volesse legiferare sugli F35 non si comprano e quei quattrini li testi dove il Parlamento decide. Questa sia la prova contraria alla Repubblica parlamentare. Sul Casaleggio sono molto molto preparato. Ho studiato prima di venire qua perché immaginavo qualche intervista. Io Casaleggio con Roberta lo conosco, posso anche dire che poco a poco stiamo diventando amici, c'è una persona che scrive, una persona normalissima, una persona che ha un ruolo certamente importante nel movimento perché è quello che insieme a Beppe ha avuto l'idea di questo movimento. Ogni cosa nasce da degli elementi che si mettono assieme. Chiaramente il Movimento 5 Stelle, senza la piattaforma dei meetup, che non si era inventata né Beppe né Casaleggio, ma si era inventata un giovane ingegnere americano, non avrebbe potuto avere successo, evidente. Senza la rete che non si era inventata Casaleggio, cioè le classiche energie collettive, senza di noi attivisti che ci siamo fatti i pazzi in quest'anno, e Beppe che faceva tenere al blog e scrivevamo, ma ha lanciato nel 2007 la piattaforma dei meetup, come dire, organizzati e noi ci siamo organizzati, per cui come vedete il Movimento 5 Stelle è un'intelligenza collettiva, già Roberto ci mette le proprie competenze, Roberto ci mette le sue, Beppe ci mette le sue di megafono, di urlatore delle piazze e di persona che parla alle pagine italiane. Il rischio della fiducia del PD, la PD non c'è, neanche ne parliamo, cioè non è che se ne va lui, ce ne abbiamo perlomeno un centinaio di parlamenti deputati, cioè io proprio mangiato, figurati, guardate, veramente, io questa sembra una battuta, ma non lo è. Dopo l'affare Rodotà, io ho passato 2 o 3 giorni di grande difficoltà, perché ricordo che dopo che loro non si sono votati Prodi, io sono sceso dalla camera a mezzanotte, ho trovato 2 o 3 del PD, tranquillamente, in lacrime, diceva che dobbiamo fare, stavano distrutti, io lì a supportare, dai ragazzi, che dovete fare, io ci credevo, votate il votato mai, il giorno dopo non votavo in Italia, ero passato nero, per qualche giorno non ho avuto proprio desiderio di parlare. Dopo un po' di giorni invece poi ho preso il rapporto, poi parlo un po' con tutti, anche perché se hai delle relazioni di pure informazioni, io ogni tanto ci stanno per il PD a telefono, magari con Renzi mi seguo, faccio un video che sta a telefono qualcuno, ma lo faccio, e lei si può fare, lei, lo faccio sempre. Mi capitava di dire a quelli del PD, ma come fate a governare il PD? Come fate? Ora che abbiamo conosciuto meglio il PD, abbiamo conosciuto il PD e diciamo, come fate a governare il PD? Ora lanciamo però una bomba, stiamo pensando a Roberti dare la fiducia al PDL, perché è un partitino comunque coerente con quello che è tutto. Il loro programma elettorale lo portano sempre in porto. Io la coerenza, poi sono anche più intelligenti di lui, hanno messo l'intelligenza della loro al servizio del male, però sono più intelligenti di lui. Scherzi a parte, sono la stessa cosa, sono ormai partiti, sono oligarchie, sono banche, in sostanza, per cui non c'è questo rischio. Quindi, è una domanda così, già Roberto, l'avete visto ieri a Pugheriso, nell'intervista che ho parlato, avete detto, ma è che è successo? È storico. Non è che mi ha il capite di vedere. È una persona normale, timidissima. Che quando, dopo che abbiamo vinto le elezioni, un giorno lo chiamo, anzi vado su a Milano a registrare una cosa, e lo prendo a parte, dico, Roberto, dacci un po' di consigli, che dobbiamo fare adesso con le elezioni, ci invitano tanto, la sua risposta,
include il Deus Ex Machina, quello che ci viene per il video, la sua risposta è stata quella: fate un po' come cazzo vi pare. Te lo giuro, è stata questa. Sulla televisione, vedete che bello, avete pure voi, secondo me, anche qualcuno in maniera esagerata in soffia, date un po'. Io non credo che sia quella la soluzione. Ciò nonostante, quando troviamo dei programmi, io sono andato l'altra volta, mi invita a Bavaro, non ci vado, sono andato a Roma 56, credo che neanche mia zia ti abbia visto. Però non si può essere. Poi si ferma il maestro 16 volte. Però preferisco andare lì e parlare a 10.000 persone e non i 3 milioni della Durso, ma poter esprimermi, parlare a un giornalista, spiegare del tutto, se andare a fare ma che entrate, va, io non ce l'ho, io non ce l'ho mai più, non ce l'ha nessuno. Ma non perché ce l'ha detto Beppe o Casello, perché ce l'ha detto la nostra intelligenza, in sostanza. La televisione è morente, è uno strumento verticale di informazione e non orizzontale, non è interattivo, tant'è vero si sta provando a trasformare e capta contenuti dal web in 16 social network durante le trasmissioni, perché si è resa conto che così facendo è morta, ma comunque sta dando gli utili colpi di coda, dove dobbiamo andare? Lì a dare la nostra immagine, quindi a fare audience per prolungare la vita di questi programmi che non informano. Io faccio sempre esempio di Renzi, a qualcuno Renzi piace, dice bravo, parla bene, poi gli chiede ma perché ti piace? Dimmi una cosa che ho fatto a Firenze, non lo sa dire nessuno, questo perché la televisione non informa, mette l'inquadratura a Renzi, parla bene, dà 4-5 concetti e la dice bravo Renzi. Sì, ma no, è un po' che fa meno cenere. Obiettivamente tutto quello che sappiamo dell'attività parlamentare che ci sta facendo crescere come cittadino lo stiamo prendendo poco a poco dalla rete e da delle attività del genere. Le agora, queste iniziative sono stupende perché voi tornerete a casa e spero convincerete amici e parenti, gli aprirete il computer a una zia, a una persona che dice no, io la rete non mi apre, pure a una di quelle restie. Adesso sta lì con l'iPad alla grande. Mio padre, ieri mi ha detto mio sorello, mio padre gestisce una pagina Facebook, non ci volevo credere, non ci volevo credere. Se mio padre è uno che veramente gli dicevo papà l'indirizzo è Chioccio, Alessandro Chioccio, lui scriveva Chiocciola, sul serio cominciava a far cosa di verde, cioè ora gestisce una pagina Facebook, va lì, prende, scrive, chiama tutti i giorni, scrive ai colleghi miei, ai parlamentari, Carla Cuomo la chiama 18 volte al giorno per proporre le cose. Cioè, se non è una rivoluzione democratica questa, ma che cos'è? Casaleggio, una persona normalissima. Sulla sovranità monetaria si è scordato. Ah, sulla sovranità, il più esperto della commissione estera è Carlo Sibilia. Quello che sa. Allora, io ritengo che il Movimento 5 Stelle, dato che quello che sta provando a costruire una società senza intermediari politici, i partiti sono morti, o si trasformano o sono seduti. Intermediari energetici, l'idea o alimentari, cioè l'idea è quella di costruire una società a chilometro utile dove mangiamo ciò che produciamo e produciamo ciò che mangiamo. Chiaramente quindi una società sovrana dal punto di vista politico, alimentare, energetico ma anche monetario. È vero, noi pensavamo che il problema fosse la casta, i politici, ci stiamo rendendo conto spesso che anche molti politici noi pensiamo così importanti, quando arriva un industriale, un pezzo grosso di una fondazione bancaria o un pezzo grosso della grande burocrazia del paese, a bassa destra. Ci stiamo rendendo conto che non sono i Casini, i Fini o i Franceschini coloro che comandano l'Italia, no. Il vero potere occulto sono le fondazioni bancarie e la grande burocrazia. L'esempio del caso Kazakistan è un esempio. Io sono di quelli convinti, quasi convinti, guarda, ho la certezza che Alfano non sapesse. Uno perché basta guardarlo in faccia per capire che non poteva sapere, insomma, la terza cosa. Alfano non l'avete visto. Due, perché davvero si è creato nel corso degli anni, soprattutto nel Ministero dell'Interno, una sorta di potere parallelo. E questo c'è, questo per via anche di troppo potere che la politica ha assegnato alla grande burocrazia. E la stessa cosa con le fondazioni bancarie. Io poi non sono un economista, sull'euro la nostra posizione è molto semplice. Sull'euro
come su Rubio Soli, come su tutte le altre questioni così importanti. Ma perché 160 parlamentari si devono prendere il diritto di decidere per 60 milioni di italiani o 40 milioni di votanti? Si devono organizzare, e l'abbiamo proposto, perché la Costituzione è bella ma non è perfetta, va cambiata, ma non come vogliono loro, trasformando la Repubblica in una Repubblica parlamentare, una Repubblica semipresidenziale o presidenziale di fatto. No, va cambiata garantendo dei poteri maggiori alla cittadinanza. Quindi vogliamo istituire dei referendum propositivi senza quota su queste questioni importanti. Sull'euro io ancora non ho maturato un'idea, sto studiando, alle volte leggo cose della Napoleone, di Stiglitz e c'ho un'idea, alle volte di altri economisti e mi faccio un'altra idea. Ancora non so che cosa farei in un eventuale referendum, ma i referendum non servono solo per prendere una decisione, servono per creare un dibattito evidentemente, servono per costringere l'opinione pubblica e i mezzi di comunicazione a informare durante i 3 mesi precedenti al referendum la cittadinanza su le ragioni del sì e le ragioni del no. Noi ascolteremo qualcuno che pensa una cosa, qualcun altro che pensa un'altra e prenderemo una decisione. Democrazia meravigliosa. Quindi sull'euro questa è la posizione. Poi ritengo, ma non sono un economista, non è questo il mio campo, che probabilmente poter stamparsi la propria moneta e poter anche utilizzare lo strumento dell'inflazione in determinati momenti di crisi possa essere utile. L'Argentina, che continua a soffrire, ha utilizzato negli anni della crisi l'inflazione, c'era il rapporto peso dollaro 1-1, l'hanno fatto diventare 3-1 favorendo le esportazioni, chiaramente questo ha causato altre problematiche interne, però poco a poco l'Argentina, che non è affatto un paradiso, ci ho vissuto, neanche dobbiamo passare da un estremo all'altro e in Ecuador stanno tutti bene, Correa un grande, però stanno dimostrando che la politica può essere più forte dell'economia e della grande finanza, anche sono stati con le palle che vanno dai creditori e gli dicono o ci mettiamo d'accordo o non te pago, e la stessa cosa dobbiamo fare qua in Italia, cioè o è un bond oppure ridiscutiamo del debito, perché i conti saranno importanti, ma gli strumenti, prima si parlava di Lisbona, il fiscal compact, il MES, nessuno ci ha chiesto niente, riguardo hanno fatto tutto loro, ma la vita e la salute dei cittadini è più importante del pareggio di bilancio, evidentemente, è evidente questo, ma non lo devo dire io, lo dice una brava madre di famiglia, per quello Beppe in maniera forse provocatoria, ma fino a un certo punto diceva in campagna elettorale voglio una madre con 3 figli ministro dell'economia, perché la politica può tornare una cosa facile, se determinati trattati strangolano le imprese e causano i suicidi all'interno delle collettività, evidentemente per quale sapere, giusto? Grazie.